Buonasera a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o ben ritrovati nel caso abbiate avuto la malaugurata idea di vedervi il video di 24 minuti dedicati solo alla creazione del personaggio, ovvero l'episodio 0. Benvenuti su Dark Souls Remastered. Oggi inizia ufficialmente l'avventura a partire da questo episodio, l'avventura di questo bel maschione che abbiamo qui di fronte, che si chiama Lodovico Stiva. È un discriminato, quindi non ha un'identità ben definita, non ha lui stesso dei ricordi di sé. L'unica cosa che ha, che gli appartiene, è un cimelio che gli è stato donato da qualcuno a lui caro, un pendente che costituisce per lui un oggetto di estremo valore. Quindi questa è la presentazione, l'introduzione, l'incipit da cui partirà la nostra avventura. Come potete vedere, le caratteristiche sono tutte a 11, quindi il personaggio è letteralmente una tabula rasa che andremo a plasmare in corso d'opera. E nel frattempo noto ora che l'umanità, che mi chiedevo già dalla creazione del personaggio cosa potesse essere, ha una sua icona in fondo, un'icona che potrebbe essere una sorta di fiammella nera o una vagina, a seconda di quanto la vostra mente sia perversa. Ad ogni modo, possiamo partire, direi. Accettiamo la creazione di questo personaggio e iniziamo il gioco con Lodovico Stiva. Che emozione! In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Ok, beh, per essere un gioco che viene accusato di non avere una trama, questo Incipit, ci dà già parecchie informazioni. Davvero tante da Yes, digerire e indeed. metabolizzare. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. E noi siamo un non morto? In attesa della fine del mondo. Eccoci. This is your fate. Ignudi. Cosa abbiamo sul corpo? Sì, ma siamo proprio degli zombie. Ok, questa scena l'avevo vista in realtà. Ce l'ho presente. È che probabilmente nell'introduzione che ho visto io o il personaggio non era nudo o non mi ricordo bene, ma non avevo notato fosse così putrescente. Rifugio dei non morti. Ok, guardiamolo bene. Allora, già comunque dal filmato iniziale, che ho trovato piuttosto epico, molto bello sia per musica sia per immagini, ci vengono date un sacco di informazioni, in particolare ci viene spiegata la genesi del mondo, dell'ambientazione nella quale andremo a muoverci. Quindi in realtà sappiamo già parecchie cose, fatemi un po' vedere bene. Ha come delle radici che gli crescono dal cuore, che gli pervadono le costole. Questa è una cosa che penso si possa notare così bene in questa versione rimasterizzata per PS4. Mi aspettavo molto peggiore la grafica anche dai video in cui avevo visto. È grezza, le texture sono quelle che sono, ma è molto pulita e molto nitida. Ok, abbiamo la chiave della cella nei sotterranei, perfetto, e un messaggio. Prigioniero avanti, voto 30. Questo credo che sia per l'online, come per Dark Souls 3. Allora, proviamo subito gli attacchi, vabbè. Allora, se la barra rossa in alto è la vita, naturalmente, mentre la barra verde in basso è la stamina, chiaro, vabbè, fin qui è tutto veramente piuttosto standard, per cui possiamo muoverci tranquillamente. Ok, così possiamo muovere la visuale chiaramente. Va bene. Ecco, forse se avessimo avuto la chiave universale già avremmo potuto aprire questa gabbia, chi lo sa. Lo scopriremo solo vivendo o morendo in questo caso. R1 attacco. Io potrei attaccare sto poveraccio. Probabilmente servirà da tutorial vivente o morente per farmi carpire le basi del combattimento. Però non abbiamo nessun motivo di attaccarlo. Io voglio un pochettino comunque provare a ruolare il personaggio, cioè provare ad agire come agirebbe lui, a dargli una personalità. Per ora sicuramente non è un individuo che appena uscito di prigione la prima cosa che fa è infilzare un povero cristiano con il suo spadino rotto. Per cui, ok, R3 aggancia bersaglio, sì, vabbè. Ok, lo sapevamo già, ma queste cose sono le stesse, gli stessi comandi che sono presenti anche in Dark Souls 3 e Bloodborne, quindi li conosco, sono abbastanza a mio agio, almeno per quanto riguarda i comandi di base. Quelli avanzati non lo so, saranno diversi, ma ho una buona memoria. Riposa al falò, recupero. Certo, ok. Sì, non sono totalmente vergine, eh. Un po' di esperienza con Souls-like ce l'ho. Ho anche portato Nioh sul canale, quindi se volete recuperarvelo magari vi lascio la playlist in descrizione. Hai bisogno di essere vuoto. Ecco, già invece questa frase mi colpisce. Prima di sederci al falò,
non si apre da questo lato. Ok. Ok, così si salta. Il salto mi sembra più breve rispetto a Dark Souls 3, ma potrei sbagliarmi. Ok, va bene. Trofeo guadagnato Arder. Abbiamo guadagnato il primo trofeo. Simbolicamente molto importante, perché questo è il primissimo falò in assoluto. Esce. Ok. Per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo in questo genere di giochi, in Dark Souls i falò rappresentano dei checkpoint. La peculiarità però di questo tipo di titoli è che se muori tu ricominci dal falò, ma ricominci con diciamo il peso della tua morte sulle spalle, perché se tu hai perso qualcosa o se hai invece guadagnato, per esempio recuperato degli oggetti, tu ricomincerai con gli oggetti che hai preso prima di morire, ma i tuoi punti esperienza, tue anime, così sono rappresentati punti esperienza all'interno di questa mitologia, le dovrai andare a recuperare, perché saranno rimaste nel luogo in cui sei morto. Questo in soldoni la spiegazione del gameplay, poi della peculiarità del gameplay di Dark Souls, che lo rende così caratteristico e unico anche nel panorama. Attenzione, nemico temibile, voto 4, però sapete, io in realtà l'online lo vorrei disattivare, posso farlo? Sì, vedete, ci sono... Allora, facciamo così, scusate. Per me è fondamentale che l'esperienza sia quanto più da lupo solitario possibile. Per cui, impostazioni di rete, no, avvio offline, grazie. Ok. Sarà chiaro il concetto? Forse no. Le macchie di sangue non dovrebbero esserci nella modalità offline, o sbaglio? Eppure l'avrò tolto, ma penso di sì. Vabbè, vedremo, vedremo, dai, per ora non è il caso di preoccuparcene. Oh cazzo. Ah, questo mi... Ok, allora. Vabbè, iniziamo già a prendere mazzate. Allora, demone del rifugio. Credo di dover scappare. Sì, devo decisamente scappare. Allora, usciamo sciocchi. Andiamo a vedere. No, qua è chiusa. Ok, di qua. Ok, tocca la macchia di sangue. Sì, perfetto. Allora, accendiamo il falò. Possiamo già ripristinare la vita, giusto? Se ci riposiamo. Sì. Allora, qualcosina conosco, sapevo che probabilmente sarei dovuto scappare perché ho delle reminiscenze di qualche video che ho visto, ma davvero ci limitiamo a quest'area. Scudo di assi, ok, equipaggiamocelo. Allora, come si cambia l'equipaggiamento? Da qua, perfetto. Ah sì, poi sarà bene da spulciare il menu. Ok, il fatto che non possa leggere questi simboli mi fa pensare che forse... Però un attimo. Come si usa lo scudo? Così, ok. Abbiamo già una freccia conficcata nel costato. Alla carica! Ehi, dove scappi? Oh! Dove vai? Ah, ma... Non gli faccio niente. No, sto giro qualcosa gli ho fatto. Gli ho fatto un backstab. Giusto? Credo di sì. Cazzo, ma perché è così forte? Cioè, questo è il primo nemico? Aia. Cioè, questo è il primo nemico affrontabile. Aspettate, forse ci vuole un attacco potente. Allora, io non faccio... Un cazzo, è chiaro. Questa spada rotta è veramente inutile. Però voglio provare ad ucciderlo così.
Probabilmente poi posso trovare un'arma più fica e fargli del male vero, però. Ora come ora. Lo utilizziamo un po' come un puntaspilli. Ok. Badate anche che è mia intenzione esplorare tutto, qualsiasi cunicolo. Già tendo a farlo nei giochi in cui l'esplorazione non è poi così importante, figuriamoci in questi. Ok, cambia arma e cambia oggetti. Armi non ne ho. Ah, ho appena trovato una mazza semplice invece. Perfetto. Cosa mi stavo lasciando dietro, appunto? Qua non si può entrare. Ok, mi chiedo, la mazza semplice farà già male al mostrone? Cambiamo l'equipaggiamento, mettiamoci direttamente la mazza semplice. Ok. Questo è il moveset. Bam. Va bene. Mi piace. Mi piace, mi piace. Proseguiamo oltre la nebbia. E nebbia significa boss. Naturalmente, facendo questo giro, ritorneremo dal dragone. Tocca la macchia di sangue. Però non lo so. Ok, balza all'indietro. Ah, quindi se premiamo cerchio normalmente balziamo all'indietro. Ma questa cosa non mi ricordo se c'era anche in Dark Souls 3. Presumo ovviamente di sì. Però può avere una sua utilità. Sì, per schivare i nemici, ovviamente. Allora, siamo già a un bivio. Qua non c'è nulla, direi di no. Ok. Ecco, per esempio, se morissimo ora, non è che ritorneremo al falò senza mazza. Noi ce l'avremo ancora, questa bella clava. Ok. Oh, cazzo! Bene. Ci siamo già presi una palla di ferro in faccia. Alla grande. Allora, qua, giusto appunto, abbiamo aperto uno shortcut. Quindi possiamo sederci al falò e ripristinare la vita. Bene così. E ora vediamo un po' se prenderci questa palla di ferro in faccia è stato utile, perché quantomeno ci ha aperto un varco. Ciao. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. You're not hollow. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Puoi ascoltarmi? Direi di sì. Siamo entrambi non morti, però tu hai un equipaggiamento che mi fa gola. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt. Okay. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Ma. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. Ah, la fiaschetta Estus. Favorite. Ok, la fiaschetta Estus ci permette di ripristinare la vita. Trofeo guadagnato, fiaschetta Estus. Oh, and this. Ok, chiave 2 Esta, rifugio dei non morti. I would hate to harm you after death. So go now. A quello che mi chiedo, questo tizio qua è lo stesso che ci ha dato la chiave per uscire dalla cella? Sembrerebbe lui, effettivamente. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. Ok, vale sempre la pena riparlare con i personaggi. Now, no, vabbè. Devi dirmi addio, però. Ok. Quadrato uso oggetto. Allora, iniziamo a esaminare gli oggetti. Quindi, abbiamo questo pendente qua.
che è appunto il ricordo, l'unico oggetto che ha il nostro Lodovico. Però io volevo leggere la descrizione degli oggetti. Non è possibile farlo? Soggetto abbandona, cambia ordine. E maledizione, mi squilla al telefono, scusate. Lascerò un attimo muto intanto che cerco di... Ok, allora, vediamo. Sì, probabilmente semplicemente questa la descrizione, perdonatemi. Allora, un attimino, questo è il bello della semidiretta. Ok, spero di ricordarmi di fare un tagliettino. Ok. Ma quindi come si farà? Ah, caratteristiche saranno queste? No. No, no, non c'entra assolutamente niente. Vabbè. Allora, scusate per il telefono, ma purtroppo sto registrando non da camera mia. E quindi non posso avere controllo sulle chiamate che ricevo. Vabbè. Molto, molto più efficace. Prendete questi video come se fossero delle live, come se io fossi di fronte a voi. Anzi, molto probabilmente poi faremo delle live su Dark Souls. Sono video poco elaborati, basati esclusivamente su quella che è la mia esperienza, il mio primo contatto con il gioco, quindi nulla di troppo... ecco appunto. Nulla con troppe pretese da parte mia. Ok. Aia. Allora, beviamo la nostra prima Estus. Ripristiniamo la salute. Dunque, lì c'è uno stronzetto arciere. Leggi messaggio. R1 mentre stai cadendo, attacco in caduta. Quindi immagino che dovremo farlo. Anche perché ora ci troviamo esattamente sopra il drago, il mostrone. R1 alle spalle di un nemico, colpo critico, che è il backstep. L2 parata. Respinge l'attacco nemico, R1 dopo una parata, contrattacco, il parry. Proviamo? Aia. Madonna, quanto fai male. Allora, perché non ho più lo scudo? Decisamente pessimo. Vieni. Bello. Bello schifo. Complimenti, Lodovico. Sei già morto. Prima morte. Prima morte, vabbè. Ok. Ci sta. Sta ancora un pochettino prendendo le misure, sperimentando. Ora, quindi chiaramente non dovremo riparlare col tipo. Vediamo se è spirato. Ah, sì? Ah, non è semplicemente morto. Proprio non c'è più. Ok. Va bene. Dai, facciamo i seri. Ok, con un R2 caricato li ammazziamo. Li sciottiamo. Qualcun altro? Vieni qua tu. Vorrei provare il parry, ma... Ok. Vabbè, caspita. Ok. Perfetto. Sapete, ne vengo da Detroit, che è l'antitesi del gameplay. Quindi giocare a Dark Souls dopo aver giocato un gioco così semplice da quel punto di vista non è proprio... Ok, gliel'ho fatto. Gliel'ho fatto. Però non c'è stata un'animazione di contrattacco. Ok, questa parte è chiusa. Quindi probabilmente si potrà girare in qualche modo. A questo punto
attraversiamo la nebbia. Com'era R1? Guardatelo lì come ci guarda, carognosissimo. Beccati questo! Ok. Ora, attenzione, ecco appunto. Lo scudo penso sia abbastanza inutile contro un nemico di questa taglia, uno scudo di legno. Cerchiamo di schivare il più possibile. Aia! Ci ha preso però, eh? Via! No! Accidenti. Ah. Molto male. Ok, le colonne ci hanno protetto, però sono state distrutte. Allora, attacco caricato dietro. Lo hai accusato. Musiche come al solito stupende. Anche in questo frangente, anzi soprattutto nelle boss fight. Almeno per quanto valeva con Bloodborne e Dark Souls 3, le musiche danno il meglio di loro. Le host del gioco sono incredibili. Allora, curati, grazie. Dai, che gli manca poco. Semplicemente stare attento. Via! Quello non ci stava, quel colpo in più non ci stava. Un colpo e sei andato. Muori. Va bene. Chiave del pellegrino. Umanità. Ok. Ok, ora a questo punto possiamo tornare al falò. Tornando al falò, riempiamo le nostre fiaschette Estus. Infatti, come potete vedere, ora ne abbiamo 5, oltre a ripristinare la nostra salute, come avevo già detto. E naturalmente il boss fortunatamente non respawna, lui no. Ora con la chiave del pellegrino possiamo aprire questo portone. Vabbè, tutto piuttosto lineare, abbastanza secondo i piani. Siamo ancora in una fase molto introduttiva, eh? Ben fatto, continua così, grazie caro. Bello, ricevere del rinforzo positivo da Dark Souls non è una cosa così scontata. Ora però c'era una porta che probabilmente non potremo aprire comunque. Perché... ma no, non credo. La porta lì su, nemmeno avendo battuto il boss, probabilmente si sbloccherà. Forse se avessimo avuto la chiave universale, quella porta che era chiusa dall'altra parte, potremmo effettivamente aprirla. Ma tu chi sei? Io non voglio avere questi fantasmi degli altri giocatori che girano. Sinceramente non mi va. Però, allora, scusate un attimo, faccio solo un breve giretto, poi procediamo. Allora. Ah, vabbè, certo, sono respawnati anche loro. Ovviamente. Vabbè. Non ho occasione per impratichirci. Stando sempre attenti. Perché la morte è dietro l'angolo. Ok. Allora. Ecco, quella porta lì non si aprirà ora che abbiamo battuto... Merda! Dai. No. No, 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 ma questo mi ammazza, eh. Prima sono stato fortunato. Questo è veramente... veramente pericoloso, è più forte del boss. Mamma mia, che spettacolo pietoso. E muori. Oh, che cacchio fai? Non ti azzardare a bere anche tu. Niente, vero? No. Che fastidio, inizio già a avere le mie... Si possono distruggere i muri? No. In Dark Souls 3 c'erano i muri invisibili comunque, forse... Vabbè. Che fastidio, già lasciare quest'area sapendo che non potrò varcare quella porta è una tortura per me.
Però non credo sia possibile per ora. Vabbè, torneremo. Ci sarà modo di tornare più avanti e capire cosa c'è là dietro. Ora, però, proseguiamo e seguiamo il cammino del pellegrino. Quindi da questa parte. Anche la corsa mi sembra più lenta. Perfetto. Cosa c'è scritto qua? Mercante avanti. Oh. Uova. Mazza che clavona che hai tu. Ma quindi? Mercante avanti. Qua ragazzi, basta veramente poco per rientrare nell'atmosfera, eh. Guardate questa ambientazione comunque, per quanto decadente, per quanto fatiscente e vetusta. Vetusto il motore grafico con cui è prodotta, è davvero tanta roba a livello di impatto, di atmosfera, appunto. Mamma mia. Un sacco di lapidi, tra l'altro. Un strano edificio. Forse è una chiesa, eh? Vabbè. Allora. Ok. Immaginavo partisse un'animazione. Siamo al picco Only in the ancient legends it is di questo stated luogo. that one day Ho proprio un an undead perizoma. shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Ok, comunque noi siamo dei prescelti, cioè c'è questa leggenda che dice che Lordran. sarà un non morto a compiere questo pellegrinaggio a Lordran, la terra degli antichi lord, che sono quelli che deduco ci sono stati mostrati nel filmato introduttivo. Tra l'altro anche in Dark Souls 3 c'erano dei riferimenti al lord, ai signori dei tizzoni per la precisione, però non voglio fare troppi riferimenti a Dark Souls 3 perché A, non ci ho capito niente. E B non ricordo bene. Non mi sono concentrato troppo sulla lore. Il Lordran aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò. Ah, ok, va bene. Adesso iniziamo a salire di livello. Intanto abbiamo guadagnato un altro trofeo. Mazza come si guadagnano facilmente. Vabbè, questi sono quelli di base. Raggiungi Lordran. Ma prima di salirci al falò, raccogliamo questo oggetticolo. Umanità, ok, ma ci spiegano cos'è? Esamina e usa gli oggetti. Sì, ma come faccio a esaminarli? Permette di acquisire un punto umanità e recuperare PV. Non possiamo parlare? Io e te? Ah, ok, no, devo togliermi dal menu. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up Ok. above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Cioè, lui è un uomo normale comunque. C'ha la pelle e tutto al suo posto. Il nostro personaggio lo stavo guardando e tutto sommato è veramente figo, eh.
Cioè, il fatto che sia zombificato forse aiuta. Però non è male, dai, sono abbastanza soddisfatto. Ora te ne accorgi. Ok, siamo degli hollow, degli esseri vuoti. Qualcos'altro? Sì. L'umanità è quella che abbiamo raccolto. Adulare un chierico e farti convocare. Ah, queste però credo che siano cose che hanno a che fare con l'online. O tu, per esempio, se non morto in salute e uccidendoti potrei prendere la tua umanità. C'è anche questa connotazione un po' vampir. Potremmo colpirlo, ma non lo faremo. Parliamo con lui, è molto interessante, ci stanno un sacco di informazioni. Un'altra anima curiosa. Lo siamo, effettivamente. Ok. Ok, dobbiamo suonare queste due campane. Una nella chiesa dei non morti e una sottoterra, ci ha detto. The other bell is back down below the undead bird, within the plague. Nella città infame, infestata dalla peste. But I die again before I step foot in that cesspool. Ottimo. Vabbè, io partirei dalla campana in alto, comunque, potendo scegliere. Parliamoci ancora? Bloody hell, what is it now? Quanti dialoghi? You ask too many questions. Hai ragione. Basta? What now? Ok, va bene, dai. L'abbiamo stufato. Allora, però ci ha detto una cosa interessante. Ovvero che l'umanità permette di acquisire un punto di umanità e recuperare PV. Io però non la userei adesso, anche se potrebbe tornarci utile recuperare PV. Lui ci ha detto che comporta dei vantaggi essere vuoti, essere degli hollow. Non possiamo sederci? Ah, non possiamo sederci a questo falò? Ah no, scusate, perché continuo ad aprire il menu. Perdonatemi. Torna umano! Torna umano? Nessuna umanità. Eh? Vabbè, allora. Possiamo salire di livello. Quindi iniziamo già a plasmare il nostro personaggio. Io inizierei a renderlo banalmente... Scusate, spiegazione, com'è che si fa? Ah, ok, in alto. Allora, volontà, attributo che determina il numero di slot di armonizzazione, quindi questo riguarda la magia. Vitalità determina i PV. La stamina determina l'energia, il carico e la resistenza al sanguinamento. La forza ovviamente ci permette di impugnare armi potenti e potenziare l'attacco. La destrezza, impugnare armi avanzate e potenziare l'attacco con armi. Aumentare la difesa e resistenza al veleno. Utilizzare la magia, potenziare incantesimi, armi magiche, fede, miracoli, armi divine, umanità. Il numero di spiritali neri che si trovano nei corpi simbolizza la natura umana e determina la scoperta di oggetti e la resistenza alle maledizioni. Allora io aumenterei banalmente la stamina, la resistenza e la vitalità. Ok, non so quanto abbia senso cercare di fare un personaggio il più possibile equilibrato, che mantenga questi tre attributi e che li faccia crescere man mano. Penso che potrà valere a un certo punto la pena specializzarsi, per esempio fare un personaggio più resistente, più agile o più forte, vedremo. Comunque per ora mi sta bene mantenere questo andamento piuttosto simultaneo di varie caratteristiche, di vari parametri. Ok, direi che possiamo salutarci qui, ragazzi.
Abbiamo appena messo piede in questo mondo, però voglio prendermela con calma, voglio godermi questo viaggio insieme a voi, perché saranno video magari un po' lenti, quelli iniziali, un po' noiosi, ma servono anche a me per tararmi, per prendere le misure sul gioco. A quanto pare l'online continua a essere attivo, vedrò un attimino poi cosa fare, però prima di andarmene voglio provare effettivamente a usare l'umanità. Sono curioso. Ha ripristinato la salute ed è comparso un 1 vicino alla barra della vita e della stamina. Il personaggio non mi sembra mutato, continua a essere un non morto, però è chiaro, io ragazzi in realtà mi aspettavo tornasse umano, perché comunque se nell'avatar di creazione del personaggio ci hanno fatto creare un uomo è per usare poi quello nel gioco, non per usare uno zombie, quindi l'umanità non serve a quello, eh? O forse serve ora? Forse ora che l'abbiamo usato si può fare torno umano. Sì, ok, offrire umanità per tornare umano, sì. Ah, ok, è chiaro. Quindi va usata una alla volta, perfetto. Eccoci qua, super in forma. Più o meno. Vorrei dei vestiti. Ecco, no, beh, dai, bello anche così con tutto questo vello sul petto. Ah sì, ci sta tutto sommato. Bene, ok, va bene. Lodovico è rinato decisamente in questo episodio. E è pronto per intraprendere il suo pellegrinaggio andando a suonare la campana che si trova alla sommità della chiesa dei non morti, per cui sarà il luogo che proveremo a raggiungere nei prossimi episodi. E poi giù per la città infame. Questo è il piano, alla prossima. Dereshu!